come diceva Rocker Duck, soldo fa soldo. Bisogna investire per guadagnare. Bisogna investire bene. Sì. Cioè, cosa? Investire bene cosa? Intanto attenzione ragazzi, perché qua ci complica un po' i piani, perché l'Italia mette lo zampino. Mette lo zampino. Non sei più obeso, questo è un gran risultato. Non siamo più obesi, addirittura. Siamo proprio la ginnastica. Ma andiamo a vedere il nostro consiglio, perché è una cosa che si vede che abbiamo una moglie che cucina male. Il nostro consiglio è fondamentalmente pieno di gente che ci odia. Abbiamo il sindaco di Vieste, che fa anche schifo tra l'altro. Io direi di assegnarlo al nostro cavaliere, tanto se il sindaco si offende non ci interessa, sblocchiamo un vantaggio. Sarà mangiato. Ok, contributo delle leve più 20%, direi un buon task da fare, perché la previsione della guerra con Napoli. Questo è un bel bonus, anzi. Sì. Abbiamo un amministratore mezzo decente, non ne abbiamo di è il nostro migliore. Il maresciallo. Il maresciallo. Se ne abbiamo uno poco migliore, che sarebbe il sindaco di Siponto. Attenzione, abbiamo un evento. Attenzione signori, nostra moglie è incinta. Evviva! Potremmo mettere il sindaco di Siponto, lo scambiamo, dov'è il sindaco di Siponto? Ah, è il nostro coso delle spie, sì, lo scambiamo, questo a due ovviamente lo licenzieremo e assegniamo tutto questo a Sergius Muscolini. Ma Sergius è l'amministratore, no? No, l'amministratore è il sindaco Gesù. Aspetta, il cancelliere. Johannes Musconidi, credo che sia fratello, è uno dei nostri cavalieri, se no possiamo dare Gertrudis. Abbiamo una donna, abbiamo la nostra quota rosa. Attenzione, c'è una chiamata alle armi contro il regno di Bulgaria. Niente. Oh porca vacca. Il nostro alleato ci chiama in guerra. Io direi di onorare questa guerra. Ma non vedrà mai un solo uomo. Ma probabilmente non. Madonna mia, ma che porca miseria! Oddio. Questo. Per poi. La conquista balatoniana della contea di Visegrad. Un posto assolutamente bruttissimo. Signori, abbiamo il nostro primo erede. Il nostro primo erede, ed è una bambina che la andremo a chiamare. Che nome è Clozunta? Gesualda, sono nome. Perché dovremmo mai chiamare una bambina con questo? Dagli un nome cattolico. Romualda. Diamogli un nome. L'albero. Margaret. Ah, noi siamo all'Inghilterra. No, esatto. Spamma. Anna. Sofia. Caterina. Helen, Sara, Margaret un'altra volta, Beatrice. No, ma devi usare il metodo dell'epoca, Vernizzi, di un numero. 16. Vai, clicca 16 volte. Ma che numero è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Helen, hai visto? Nostra figlia, la nostra primogenita, è una bambina, direi che... Diciamo la nostra cara mogliettina di educare nostra figlia. Dove sei? Moglie, vai. Educa nostra figlia. Ci ancora nostra moglie. La educhiamo allo studio. Vorrei far notare che nostra moglie ci odia. Nostra moglie ci odia, sì, ma al momento ci odia anche il nostro vescovo, ed è più importante che il nostro vescovo non ci odi. Intanto l'esercito ungherese... si è appena formata l'Ungheria e quindi siamo automaticamente in guerra con l'Ungheria. Il nostro alleato ha perso praticamente tutte le truppe, devo dire un grande successo in questa guerra.
Che bella alleanza. Un grande successo. Ma è stato lui ad attaccare, eh? Non ho capito. È stato lui ad attaccare, sì. Lui ha avuto l'idea di attaccare la Bulgaria, che nel mentre ha avuto l'invasione... L'invasione dei Mogier. Ok. Ma sono dei centauri. Sono dei umani. Dei centauri. Guarda l'immagine. Sì, praticamente. Immagini, allora, signori, carpe. Se è un laghetto per carpe, ciò che ti interessa, posso costruirne uno stupendo, mio signore. Il costruttore davanti a me ha delle ottime credenziali e i miei cortigiani sembrano entusiasti a questa prospettiva. Non ti do carpe lira, lire, no? Non ti do una lira proprio, ma in alcun modo non farmi perdere tempo. Questo credo che sia la soluzione migliore. Non avremo passa pure lo stesso. Esatto, insultare il nostro costruttore di carpe, esatto, i laghetti. Signori, ma prima che succeda qualcosa di brutto... Mi sta venendo qua. Attenzione, fermi tutti. Preoccupazione per Gary, vado a trovare Blaumira, nostra moglie, nel suo studio solo per essere accolto da una stanza vuota. Sfogliando tranquillamente le sue carte, mi imbatto in qualcosa che è innegabile. Un complotto contro mio cognato, capo Ivan. Aia. Cosa significa tutto questo? Ok, non ho visto allora, niente, non mi interessa. Il progetto è stato scoperto e l'opinione scende ulteriormente. Ma sì, non ho visto. No, non ho visto. Cazzo, ma sì. Ma chi se ne frega? Ma, sì, ma va bene, ma va bene, ma va bene. Ma perché devi uccidere nostro cognato? Non ci ha fatto niente, poveraccio. Ma neanche nostra moglie. Anzi, ma... nostra moglie non era questo. Ma questo. Il nostro vescovo continua a non approvarci ancora per poco. Però, signori, io direi che... Al momento non abbiamo bisogno di questo alleato, probabilmente ci manderà al diavolo perché non lo abbiamo aiutato minimamente in questa guerra. Ma no, perché eravamo in guerra anche noi. Sì, ma non abbiamo, abbiamo combattuto sul fronte. Spero che questa guerra finisca prima che lui si arrabbi più del dovuto, ma adesso è arrivato il momento di dichiarare guerra a Napoli con le nostre rivendicazioni sacrosante, fatte bene. Entriamo in guerra con Napoli per andarci a prendere la città del Usole Mare. Raduniamo tutti gli uomini, andiamo a tre e via. Ecco qua, le nostre truppe sono reclutate, 1199 uomini. A questo punto io direi che le possiamo guidare verso la gloria. No, perché se poi ci rimaniamo problema grosso. E quindi andiamo a conquistare Napoli. Attenzione, anche che quello delle reclute facilmente. Attenzione, potrebbe essere un conflitto non già scritto, invece sì, nonostante stiamo facendo dei pessimi numeri. Pessimi. Cavolo, 21 lui. Andiamo a vincere e mettiamo sotto assedio. Nostra moglie ci ha appena fatto risparmiare 50 monete. Straordinario. L'assedio di Napoli prosegue. L'assedio durerà un massimo di 9 mesi. Napoli è pienamente rifornita. Incominciano a diffondersi un po' di malattie. E noi abbiamo ben 10 armi d'assedio che non lasciano scampo a Napoli. Intanto stiamo lanciando... L'esercito napoletano torna indietro. Non assedia Trani. Vediamo se assedierà Benevento. Assedia Benevento. Vediamo. No, non assedia Benevento. Vuole provare a togliere l'assedio di Napoli. Attenzione, attenzione, altra battaglia. Altra battaglia. I nostri bicchieri al momento sono assolutamente inutili. Mentre questa guerra inutile, non si è neanche troppo arrabbiato. I suoi fanti corazzati stanno dando un bonus, ma perde. Abbiamo anche noi fanti corazzati. Abbiamo anche noi. E dovremmo rimettere mano un attimino al nostro esercito, perché è veramente, veramente scarso. Barazzante, è della cavalleria sicura. Sì, al momento abbiamo superato il limite, quindi direi che andiamo a girare i bicchieri. Andiamo. Perfetto, andiamo a catene di lealtà, che possiamo apprendere una lingua e potremmo cominciare ad apprendere il greco. Dovremmo cominciare ad apprendere il greco. Quest'uomo ci odia. Non credo che vorrebbe. Ma chi non ci odia questo mondo? Il greco. Impara la lingua, 72%. Vediamo se riusciamo ancora a imparare il greco. Un complotto. Intanto,
L'esercito di Napoli ci torna, vediamo se riusciamo. Non ne hanno preso abbastanza. Allora, infatti, l'assedio è concluso, abbiamo vinto la guerra, ma io direi che possiamo anche far proseguire questa mattanza messicana. Perfetto. Erano uomini che ritornavano dopo. Questa vittoria ci ha dato ben 15 di fama. È ottimo. Signori, la prima conquista del Ducato di Benevento, guidato da Matteo Vernizzi, è stata portata a termine. La città di Napoli è sotto il controllo del Ducato Beneventano. Abbiamo un basso controllo. E ora tocca due mari. Esatto, abbiamo un basso controllo sulla città. E soprattutto è una città di cultura e religione greca ortodossa. Quindi intanto andremo inaccettabile. Andremo a convertirla. Vabbè, stiamo imparando il greco apposta così possiamo comunicare con loro. Esatto, vediamo se riusciamo a. Ma finora noi ci andiamo d'accordo perché non ci capiamo vicenda. Nel momento in cui. Ah, tu dici se capissero ciò che diciamo. Esatto. Esatto. Allora, il nostro esercito, io direi di togliere via i picchieri perché non ci servono a niente. Al momento le cavallerie non sono ancora. Sì. Non sono ancora molto. E direi di mettere dei fanti leggeri che. Beh, allora, a questo punto gli arcieri. È una soluzione migliore. O gli arcieri. Gli arcieri. Creiamo gli arcieri. Diamo ragione a Vernizzi. Eccoci qua, arriviamo a 300 arcieri. Ho sempre ragione, non è che diamo ragione. Cos'è signori, sto? Nostra moglie è ancora incinta. Oh. Nostra moglie è ancora incinta, tra l'altro nostra non moglie è un filosofo geniale. Che ti dà le basi proprio. Tirato dal marito. Esatto, nostra moglie è un filosofo geniale. Vabbè, se ti sposi un uomo così, devi portare tre filosofi. Non esci più. La prendi con filosofia, ecco. Ma perché? Guarda che bel uomo con quello sguardo. Quanto, così io vorrei attento. Far notare che ha iniziato a avere un successo a letto da quando ha perso peso, è diventato tossicato da Toby. Ne riusciva. Ma parlando di questi temi, ma qual era il piatto preferito dei suoi antenati? Signori, signori, attenzione, abbiamo attenzione. Un nuovo erede. Matteo II. L'ha chiamato come il padre. Io direi di chiamarlo come nostro padre. Che si chiamava? Zottone! Zottone, bello. Zottone II. Zottone II. No, 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 perché poi il gioco automaticamente tra i secondi, terzi, quarti. Al esatto. momento non siamo dei re, quindi non diamo i mezzo. Cristiano II ci chiede cosa l'ha conquistata, immagino se fa della moglie. Esatto. Cosa ha conquistato signori, la moglie? Qua è successo qualcosa. Qui è successo qualcosa. Abbiamo sicuramente il suo un regno, truce. Abbiamo il sultanato agalabide in crisi, in una guerra civile, ancora molto potente. Però guardate qua cosa è successo. Cosenza non è più un ducato, si sono create delle contee, la contea di Cosenza del amicissimo Wali Saudan e Camarda, la piccola e sola Camarda con soli 322 uomini in mano agli infedeli. Ma com'è possibile questa cosa? È in mano agli infedeli. Ma non è la terra nostra. Noi abbiamo un tratto zelante, quindi non ci stanno particolarmente simpatici. La terra è soprattutto cattolica. Camarda ha di cultura lombarda, la nostra cultura, ed è cattolica, ed è governata. Ed è governata. Signori, è momento di far partire la prima guerra santa di Matteo Vernizzi. È una guerra santa obbligata, bisogna andare. È totalmente popolo, disinteressata. Anche. Il popolo lombardo. Più così toccherai tre mari, quindi figurati. Assolutamente sì. Guerra santa per la contea, al momento è chiamata Willachia di Camarda, ma tra poco si chiamerà in un altro modo, ci costa 80 di pietà, noi non abbiamo pietà e andiamo alla risposta. Facciamo pietà e andiamo avanti. Facciamo pietà, soprattutto facciamo pietà. Sperando che non arriveranno tutti gli altri a truppe radunate. Allora, se dovessero arrivare gli altri avremmo 900 uomini,
Non credo che la posizione al momento di questi abbia qualche cosa da spartire come noi. È un ubriacone che sta gestendo una guerra civile, probabilmente succederà un disastro. Ma come è un ubriacone? È musulmano. È un musulmano alla sua maniera. E poi è una sciarita. Beh. Vediamo che tratti c'ha, quali sono i tratti brutti. Dottrina suprema, devianza da evitare, relazione dello stesso essere evitato, interi da evitare, stereotipi da uccisione sull'arco, non c'è scritto niente, quindi andiamo a procedere alla nostra prima guerra santa. Al comando sempre il sindaco di Siponto, questi sindaci non ci sono più, un tempo andavano alla testa delle armate, appunto. Esatto. Tempo adesso non rattorpano manco le buche, mettiamo la velocità a 3 e andiamo alla volta di Camarda. No, non è vero, rattoppo le buche quando sono le elezioni, quindi che cazzo sì, rifanno l'asfalto tutte le volte. Esatto, bravo. Così l'amministrazione dopo non c'ha i soldi. Questa è un'occasione, è un'occasione ghiottissima, signori. Un'occasione ghiottissima che ci permette anche di dare una bastonata all'occupazione araba. Perché tanti picchieri, questi c'hanno i cammellieri comunque. Farei una domanda al pubblico: condividete la scelta di riprendersi ciò che era nostro? Ciò che era nostro non è mai stato nostro, però va bene. Intanto nei sogni di nostro padre c'era quel terreno. La guerra è iniziata tra mazza, ci abbiamo messo 3 mesi ad arrivare là. Come 3 mesi? Abbiamo completamente annientato l'esercito nemico. Io direi che possiamo anche aumentare la velocità. Non dovrebbero arrivare. Questa è una vittoria che ci ha dato 36 mani. Abbiamo catturato il tipo. Non condivide il 91, non condivide il nome dell'erede. L'erede in realtà è il nome del nostro padre. Era il nome del padre di Matteo, il sottone. Infatti. Sottone, attenzione, sottone con 53 uomini ci provano. Eroi. Non eroi. 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 Eroi a folle. Vabbè. Ed eccoci qua, la guerra per Camarada, anzi Camarda, non Camarada. Genio Romualdo Roberto. Imponiamo le richieste, cosa che nome apprezzi che nome ha detto? O Gelio Romualdo, no, Gelio Romualdo o Roberto. Beh, il prossimo chiamiamo Romualdo. Romualdo, beh, ricordo tanto Fantachiro. No, mi sa che Gelio Romualdo è una persona sola. Non lo so. Gelio Romualdo, onestamente non ho mai conosciuto un Gelio. Nel mentre vediamo, che scegliamo i nomi parto, del nostro secondo Gelio, parto gemellare, ne facciamo così. Nel mentre che conosciamo e scegliamo i nomi del nostro secondo Gelio, che tra l'altro ancora non esiste, l'impero, sì l'impero, alle, io mi sono portato già avanti, il Ducato di Benevento acquista un altro sbocco sul mare, precisamente a Camarda. O Camarda. No, Camarda è questa. Camarda? Sì. Niente. Ma guarda, Camardo, se ci dobbiamo piegare, che... guarda se ci dobbiamo piegare a questa follia. Camardo. Camarda. Eccoci. Perfetto. Non ce l'ha neanche preso. Qua vabbè, non effettivamente... sappiamo nel nostro cuore che sarà la contea di Camarda. Cristina ci dice: ringrazia che ne ha fatto uno ed è ancora vivo. Sappiamo la mortalità è anche sano. Tra l'altro io direi di educare noi personalmente nostro figlio e direi di dargli un'educazione amministrativa che viene su bene. Ci esatto, viene su bene. Attenzione, abbiamo un dimagrito che poi l'hai strappato. Veramente dimagrito un sacco, Matteo, non ti ricordavo così, ragazzo mio. Anche un po' piegato. Un equivoco amoroso, e così il principe ha discusso di lo sviluppo delle rotte commerciali, credo che qua ci sia un errore di traduzione, con il consiglio, mentre il amministratore ha proceduto a alzo lo sguardo, queste tre righe non hanno alcun senso logico. Alzo lo sguardo spaventato dal libro in lingua greca solo per notare Geretrudis con le guance arrossate che si china su. Oh mio, è la lingua greca quella che tu stai parlando? Dice lei, sai, la lingua greca è la lingua dell'amore, e se non ho capito male, sì, mi hai appena chiamato seducente preziosa, tu leone, tu, e anche queste quattro righe non hanno alcun senso, ma va bene, allora, noi possiamo far finta di aver detto realmente queste cose a Gertrude,
e diventare gli amanti di Gertrude. Gertrude è una... Chi è lei? Ma Gertrude è la nostra, esatto, cortigiana, non è nobile. È il capo delle spie, però. È il capo. Guarda, ci accoltella la schiena. In effetti me la terrei buona, il capo delle spie. E tra l'altro Gertrude è anche terrorizzata dalla nostra persona. Non capisco per quale motivo. Dalla nostra minacciosa reputazione. Perché? Non abbiamo fatto del male a nessuno ancora. Ancora? A parte, allora, conquistare due regni così. Due... Se decidiamo di giacere con Gertrude... No, ma attenzione, giacere con Gertrude ci dà un malus nei progressi di tempo stimato di 3 anni, assolutamente no. No. Deli là, che non so cosa voglia dire, ma dai, comunque diciamo sparisci deli là. No, beh, quello devo concentrarmi, che ci dà il complotto per apprendere lingua, fa progressi, quindi cacciamo a malo modo Gertrude, magari poi ci regaliamo. Guarda, no, cosa. Adesso la nostra... Ecco, abbiamo cacciato in malo modo e abbiamo sbloccato. Questi sono i vantaggi di essere un nobile. Abbiamo apprezzato e presto perdonato. Al momento direi di prendere apprezzato, visto che abbiamo appena mandato a quel paese il nostro capo delle spie. Non ci vuole neanche bene. Quindi il primo scemo del villaggio dice: ammazziamo il duca. Lei credo che lo farà. Diciamo, ci sono. Penso che dobbiamo cambiargli il ruolo. Una fazione creata contro di noi. Ecco qua. È la plebaglia. Attenzione, letter on the back. Qua non l'hanno tradotto, quindi non sfuggirò il mio fluente inglese. Andremo semplicemente a capire cosa succede. Qui è sempre un intrigo. Se facciamo questo, succede che l'opinione del sindaco Rodgan nei confronti diminuisce. Il 66% di possibilità di uccidere il sindaco Rodgan ottiene un segreto omicidio. Ma perché dobbiamo ucciderlo? Scusate, ma c'è scritto lì, ma perché il sindaco Rodgan, lui, tra l'altro, ha tradotto lui, non so perché, sì, ha chiesto di presentare me stessa prima di prima di te e Partak. Non so cosa sia Partak, onestamente. Lui ha anche detto, gli ha anche mandato una lettera di introduzione. Lei gli ha dato una lettera vicino. C'è scritto: Dear Mattia, per favore, assassina il bearer of this letter. Bearer. Chi è? Dear Mattia, ma perché devo assassinarlo? E poi. Chi è Rodgand? Non ho ancora rapito il Papa. Che da dove viene Rodgand? Portatrice, il portatore gli ha scritto: per favore, caro Mattio. Per favore, assassina il portatore di questa lettera. Firmato Rodgan. Il sindaco Rodgan. Ma io non voglio ammazzare nessuno. Ma quindi ti sta chiedendo di ammazzarla col vino speziato, avvelenato, a lei che ti sta portando questa lettera. Allora, io credo che questo sia l'inizio di qualche quest parallela. Credo che sia l'inizio di entrare per entrare in qualche setta di assassini, in qualche setta di deviati satanassi, perché probabilmente credo che questo sia una specie di rito di iniziazione che ci sta chiedendo il sindaco Rodgar. Il sindaco Rodgar è un pensatore perspicace, quindi probabilmente è in qualche setta. Io a questo punto lo mando tranquillamente a fare il culo. Proseguiamo. Basso controllo di Camarda, lo so, ma al momento il nostro operato... L'abbiamo fatto noi la crociata, vero? Il nostro operato sulla contea di Napoli. Attenzione, Camarda. nostra figlia. Da una figlia, se dalla regia ci vogliono dare un nome, perché qua... Allora, Lutberg. Ci avevano proposto Elon Musk nel caso di un maschio, perché era geniale. In questo caso ci serve un nome per una bambina. Un nome per una bambina, dai. Un nome per la mina, che nome potete scegliere? Che nome scegliete? È una figlia di Mattio. Rudmilla, ci dico. Rudmilla. Io direi che cambierei in Rudmilla, che è più. No. Rudmilla è l'unica proposta. O Rud staccato Milla. No, ma che cos'è? Mica in codice fiscale, una bambina. Rita Levi Voltancini, ci dico. No, eviterei. Culatea è bellissimo. Culatea, ci dicono Culatea. Culatea o Roberta. Culatea. Culatella direi di no. Culatea. Ecco. Anche il nome Roberta è bello da metterci insieme. Culatea Roberta.
Roberta Culatea Vernizzi. Culatea Roberta Vernizzi, è molto meglio. Eccoci qua, con la nostra amabilissima Culatea Roberta Vernizzi. Infamata. Ma infamata poi il titolo che le daranno. Abbiamo già capito che questo lei la possiamo mettere a fare intrigo. Poi ti metti la famiglia sul trono. Educare a... A chi la diamo ad educare? Al nostro capo delle spie, no? Eccolo qua, capo delle spie, educa... È quella che abbiamo rifiutato poco fa, ti ricordo. Perfetto. Allora ricorda, Culatea, tuo padre è uno stronzo. Esatto. Cara Gertrudis, ti ho appena mandato a quel paese, ti è tappioppo mia figlia, educala, ciao, arrivederci. Allora, prossimo passo. Ah! Attenzione, un complotto. Ah. Il capo delle mie spie è giunto da me con pessime notizie. Sebbene non sappiamo ancora di chi si tratti, qualcuno sta pianificando di uccidere la cortigiana Cotani. E a noi non ce ne frega assolutamente niente. Se vieni ancora a dirmi questa roba, ti faccio fustigare. Molto, decapitate l'entrambe. Bene. Sarà il sindaco di Vieste che ce l'ha a morte con lei. Il sindaco di Vieste, addirittura. Ah, giusto. Il sindaco di Vieste intero, quello. Allora, Salerno. Ragazzi, ci rimane un Aia! Salerno al momento è fuori. Aia. Alleata con il Regno d'Italia. E dobbiamo solo aspettare che Gaufier tiri le cuoia. Possiamo aiutare, esatto. Un villaggio scomparso. Oh, illuminato solo da una singola candela, il mio dito si ferma su una voce del libro mastro. Qualcosa non va. Inizio a cercare in tutti i registri della contea di Benevento che riesco a trovare. Finalmente è chiaro, come il giorno. Sembra che un intero villaggio sia scomparso dai registri fiscali. Alla faccia. Mandiamo il nostro esattore. Andrò personalmente al villaggio. Mandiamo il I nostro villaggi scompaiono di continuo, non farci caso. Ma non siamo nel triangolo delle Bermuda qua, però. Io direi che... No, l'esattore. Vogliamo mandare l'esattore perché sei un pigro bagordo. No, perché metti caso che arrivi là e cominci a dire ma le tasse... Pam, ti bastonano. Adesso riprendi il tratto peso. Apprendi lingua, fallimento. Molto. Dopo tanto duro lavoro, niente, è impossibile apprendere la lingua greca. Non importa quanto duramente io ci provi, parlo come un bambino appena svezzato e scrivo come un servo cieco. Illetterato, ma mancano la maggior parte delle dita. Bah, è stata una perdita. E lui era quello che aveva. E questo ci dà un 110, è un critico di stress, ragazzi. Alla faccia. È un critico di stress, potrebbe portarci del malus. Io direi che ammettiamo la sconfitta, anche perché Vernizzi è ambizioso, ma è paziente, e potremmo aspettare più avanti per imparare il greco. Per un 110 di critico, attenzione, eccolo. Hansfrit, ma perché in questo regno si chiamano tutti in una maniera illeggibile? Ma che problemi hanno? L'esattore della contea di Benevento ha fatto di tutto per insistere su quanto fosse importante che venissi a vedere di persona il villaggio scomparso. Vedi che la fine ci siamo dovuti andare, Bernizzi? Lo vedi che ci siamo dovuti andare? Te, la tua pigrizia. Dopo giorni di viaggio arrivo finalmente al villaggio. Sembra come qualsiasi altro sudicio insediamento. Hansfrit è comunque insistente, mio signore. Permettetemi di mostrarvi questo posto, vi prego, questa è casa mia. Molto bene, fammi vedere in giro. L'opinione di Adam ci mostra il suo villaggio. Lo mandiamo a quel paese? Ma no, dai, vediamo sto villaggio di Ansi. L'avresti ucciso? No, ci andavamo e basta. Come Hansfrit mi mostra il giro per il villaggio, vedo solo mucche magre, polli che scavano nella terra e contadini che tornano dai campi con pesi leggeri. Quando commento la scena, lui mi fa notare il suo punto di vista. Queste persone riescono a malapena a nutrire il loro bestiame. Se chiedessi di più da loro, morirebbero di fame. Questo sta facendo un'eccezione per il suo villaggio, questo è un pezzo di fango. Immagino di poter concedere un privilegio fiscale che ci darebbe tasse di inserimento meno 50, incremento dello sviluppo più 30, opinione popolare più 20. Anche date le circostanze devono pagare, il progresso per lo sviluppo diminuisce di 50 e otteniamo una politica fiscale spietata, signori. E a
Attenzione. La parte più diplomatica questa qua. La parte più diplomatica, nel senso noi impazziamo completamente. Tra l'altro lui è un malvagio disonesto. E lo tiriamo via. Con i piedi di Nasio che pensano sul prato del villaggio, faccio partire con le mie guardie. Abbiamo lasciato i primi edifici alle spalle quando una ragazza arriva correndo accanto a un cavallo. Oh carissimo signore, che sì. Sarà di noi? Nessuno di noi può permettersi la penale che ci stai chiedendo di pagare. Ok. L'esattore tanto buona serata anche a te, Nicola Putton. Il progresso dello sviluppo della contea di Benevento diminuirà di 75 tanto ragazzi. No, è troppo. Vai. Prossimo anno salderemo il suo debito. Intanto abbiamo ammazzato una persona così a caso. Le tasse imposte ai miei contadini a volte possono essere dure, tuttavia, come gli eventi recenti mi hanno dimostrato, la vita è difficile. Infatti abbiamo appena ammazzato un tizio, nessuna gentilezza che posso mostrare la cambierà. Ho imparato così tanto, vedi, impara. Variamoci così il culo, diciamo, nella vita impara. Presto perdonato è perfetto. Ovvio, capo da fagiolo. Eccolo là. Hansfried Albonin è stato giustiziato il 29 luglio all'età di 34 anni.